Esercizio 25, pagina 679. È un'applicazione dei radicali a un'equazione di primo grado. È un'equazione fatta, quindi prima di procedere ai vari passaggi, poniamo le condizioni di esistenza. Scomponiamo tutto quello che possiamo scomporre e vediamo che qui x quadro meno 2 apparentemente non ci sembra, almeno fino a poco tempo fa, non ci sembrava scomponibile. In realtà anche sul suggerimento degli altri due denominatori ci accorgiamo che questo può essere scomposto come può essere interpretato come la differenza di quadrati, dove il 2 è il quadrato della radice di 2. Quindi l'x quadro meno 2 può essere scomposto come un x più radice di 2 per x meno radice di 2. Quindi noi ci accorgiamo che gli unici denominatori sono x meno radice di 2, x più radice di 2 e il prodotto di questi due. Le condizioni di esistenza saranno allora diverso da meno radice 2, che annullerebbe questa parentesi, e x diverso da più radice 2, che annullerebbe questa parentesi. Quindi questo valore andrebbe a annullare questo denominatore e anche questo denominatore, l'altro valore annullerebbe questo e quest'altro. Esclusi questi valori, noi possiamo trattare la nostra equazione svolgendo i nostri conti. Allora, il minimo comune multiplo ci accorgiamo subito essere, al mio denominatore, sia primo che secondo membro, proprio il prodotto di x più radice di 2 per x meno radice di 2. Quindi per avere lo stesso denominatore moltiplico questa prima frazione per numeratore e denominatore per x più radice di 2, e allora sopra avrò 5 che moltiplica x più radice di 2 fratto x meno radice di 2 per x più radice di 2, più 2 radice di 2 che moltiplica, questo devo moltiplicarlo per x meno radice di 2, il tutto fratto x meno radice 2 per x più radice 2 è uguale, questo lo lascio così com'è perché il suo denominatore è già quello che mi interessa, x meno radice di 2 per x più radice di 2. Allora a questo punto abbiamo lo stesso denominatore a tutti. Sia primo che secondo membro, qua potremmo anche fare un unico denominatore, quindi è consentito moltiplicare ambo i membri per questa quantità, tanto sappiamo per la condizione di esistenza che è diversa da 0, e allora io posso togliere tutti questi denominatori. Vi ricordo che questa è una equazione e quindi questo è consentito, forse una disequazione, invece avremmo dovuto portarlo a primo membro e trattarlo come una normalissima disequazione fratta. Ma in questo caso è più semplice. Eliminando i denominatori ci rimangono da svolgere questi calcoli. 5x più 5 radice di 2 più 2 radice 2x meno 2 radice 2 per radice di 2 farebbe 2 per 2, perché la radice 2 al quadrato fa 2. È uguale a 5x più radice di 2. Allora vediamo che applicando il primo principio di equivalenza possiamo sottrarre meno 5x ambo i membri e si elidono 5x e 5x. Allora abbiamo da questa parte soltanto, isoliamo il 2 radice 2x a primo membro e portiamo tutto il resto a secondo membro. Abbiamo più radice di 2, ma abbiamo questo fattore. Questo addendo che diventa meno 5 radice di 2 e poi abbiamo questo meno 4 che andando di là, cambiando dando secondo membro diventa un più 4. A questo punto noi abbiamo questi due sono simili e quindi 2 radice di 2x è uguale a 1 meno 5 fa meno 4 radice di 2 più 4. Raccolgo un 4 a secondo membro, 2 radice di 2x, raccolgo un 4 e poi lo riordino e quindi lo scrivo come un 1 meno radice di 2, divido per 2 ambo i membri, quindi qua rimane un 2,
E a questo punto divido ancora per la radice di 2 ambo i membri. E quindi ottengo un x uguale a 2 fratto la radice di 2 per 1 meno radice di 2. Non si lasciano mai i risultati, le soluzioni con denominatore razionale, ma si razionalizza, quindi moltiplico ambo i membri, scusate, numeratore e denominatore per radice di 2 fratto radice di 2, quindi come moltiplicare per 1. Ma così facendo io ottengo che 2 per radice di 2 fa un 2 radice di 2, radice di 2 per radice di 2 fa 2 per 1 meno radice di 2. 2 e 2 si semplificano e rimane questo, che volendo possiamo ancora scrivere radice di 2 per 1 fa radice di 2, radice di 2 meno 2, radice 2 per radice di 2 invece fa 2. Quindi vediamo che questo soddisfa le condizioni di esistenza, allora possiamo dire che la soluzione della nostra equazione è il numero, che lasciamo così, non stiamo a calcolarlo, meno radice di 2 meno 2.